il professor Antonio Basile, originario della provincia di Siracusa, è presidente dell'associazione Fannius, che gestisce a Tivoli il museo didattico del libro antico e il laboratorio di archeologia libraria e bibliotecaria. Sono Antonio Basile, titolare e presidente del museo didattico del libro antico di Villa d'Este. Esperto conoscitore delle antiche tecniche di lavorazione del papiro, ha iniziato la sua attività scientifica di ricerca nella nostra città di Tivoli all'interno della Roccaria e successivamente in alcuni locali della Villa d'Este e della Villa Adriana. Ha realizzato per conto di musei e università documenti librari e bibliotecari in molte lingue antiche. Le sue opere sono ricostruzioni tecnico-scientifiche realizzate secondo i dettami dell'archeologia sperimentale, con strumenti e metodi in uso nell'antichità e preceduti da attenti esami di laboratorio con strumenti tecnologici molto avanzati. Tra i lavori più significativi, certamente la riproduzione tecnico-scientifica di un papiro lungo ben 11 metri che riproduce il libro per uscire alla luce del giorno. Il famoso papiro realizzato all'interno del laboratorio di Villa d'Este nel 1981 su commissione del direttore generale del Museo Italiano. Altro importante lavoro è la ricostruzione tecnico-scientifica dell'ambiente della biblioteca dell'imperatore Adriano. La ricostruzione dell'arredo librario è stata realizzata all'interno dei laboratori diretti dal professor Basile. Questa è la ricostruzione dell'architetto Italo Gismonti, l'architetto che ha realizzato il plastico di Villa Adriana. All'interno dei suoi laboratori si sviluppa anche l'attività didattica, che vede coinvolti studenti di scuole di ogni ordine e grado. Questi sono lavori realizzati dagli studenti del liceo artistico di Tivoli nel famoso programma Alternanza Scuola-Lavoro. Si tratta della ricostruzione tecnico-scientifica dei famosi papiri delle chiese di Tivoli, il registro delle chiese di Tivoli. Questo è un soggetto che rappresenta il Papa Giovanni XV. Questa miniatura rappresenta il papiro con San Lorenzo e i cittadini di Tivoli. È uno scavo archeologico immaginario. Quindi qui all'interno noi possiamo vedere ad esempio un particolare di un papiro con un piccolo disegno. Questo è il contenitore dell'inchiostro nero, questo è un altro contenitore per l'inchiostro rosso e poi abbiamo vari pezzi di documenti librari. Abbiamo anche un documento della posta di allora con il sigillo e un rotolo di papiro leggermente schiacciato con l'indirizzo che serviva per mandare la posta anche in altre parti d'Italia. Questo era quello che si verificava in epoca romana.